Un centrodestra compatto ha presentato a Teramo il proprio candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, Gian Donato Morra. E la presentazione è stata in grande stile, con la presenza dei rappresentanti delle 6 liste che appoggeranno l'avvocato pugliese materamano di adozione. Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Popolo della Famiglia, Futuro In e Oltre. Ad applaudire Morra c'erano anche i neoparlamentari di Lega e Forza Italia e il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, in odore di candidatura a governatore della regione Abruzzo. Al suo arrivo Morra era visibilmente commosso. Centrodestra unito su Morra, adesso Morra dovrà però convincere i cittadini teramani. Ma i cittadini teramani hanno il diritto di ascoltare tutte le proposte, non solo di Morra, ma di tutti i candidati. Bisogna parlare, riportare fiducia, un rapporto con le istituzioni, sobrietà anche nel tipo di comunicazione, perché mi sembra che se ne stanno accorgendo in tanti e non riguarda solo la mia persona. Molti candidati stanno cercando di portare nuovi sostantivi a questa campagna elettorale. Sobrietà, dedizione a Teramo, lavoro quotidiano, rispetto delle persone e anche un buon rapporto rivisto della pubblica amministrazione con i cittadini. Il neoeletto azzurro al Parlamento, Nazario Pagano, ha parlato di Morra come il candidato favorito alla carica di primo cittadino di Teramo, anche se dovrà affrontare quasi sicuramente le forche caudine di un ballottaggio parecchio insidioso. Auspico soltanto una campagna elettorale sui temi corretta, perché i cittadini credo che abbiano bisogno di guardare negli occhi i candidati e di capire anche non solo i candidati sindaci, anche i candidati consiglieri, perché come avrete visto ce ne sono tanti, ma ce ne sono tantissimi nuovi, e questo credo che sia la novità di questa campagna elettorale. Giovani e donne nuove che si affacciano per la prima volta e non possono rispondere di cose che neanche conoscono o conoscevano. Un pensiero finale di amarezza a Gian Donato Morra lo ha poi riservato alla scissione interna al centrodestra di Mauro Di Dalmazio, che ha scelto di candidarsi da solo. Un gesto incomprensibile, secondo Morra. Un grande dispiacere personale. Da parte mia non c'è stata nessuna rottura. Non l'ho mai capito. Mi dispiace, continuo a dire che mi dispiace umanamente. Però, ripeto, non c'è stata nessuna rottura. E nei miei riguardi, tutte le volte che c'è stato bisogno di un dialogo, da parte mia c'è stato.